Benvenuti alla quinta lezione del corso di storia romana. Il tema della lezione di quest'oggi è la guerra annibalica, la conquista del Mediterraneo e le trasformazioni economiche e sociali nel secondo secolo. Gli argomenti della lezione sono il primo scontro con Cartagine, la guerra annibalica e le sue conseguenze, le guerre in Oriente, l'afflusso di ricchezza e le trasformazioni dell'economia italica, l'imperialismo romano. Bene, affrontiamo allora il primo di questi argomenti, il primo scontro con Cartagine e le sue conseguenze, un argomento di cui avremmo già dovuto parlare nella precedente lezione, ma che non abbiamo fatto appunto in tempo a trattare in quella occasione. Il primo scontro con Cartagine nasce nel momento in cui i Mamertini di Messana si rivolgono per aiuto tanto ai romani quanto ai cartaginesi. Chi sono i Mamertini di Messana? I Mamertini sono un gruppo di mercenari campani che hanno combattuto con il re di Siracusa Agatocle e poi si sono impadroniti della città sullo stretto e naturalmente sono entrati in conflitto con il nuovo re di Siracusa, Gerone II, e a questo punto appunto chiedono l'ausilio, l'appoggio tanto di Cartagine quanto di Roma. I romani sono indecisi da farsi, poi accettano di combattere e a questo punto si determina tra l'altro anche un rovesciamento delle alleanze, nel senso che anche il re di Siracusa a questo punto combatte a fianco dei romani contro i cartaginesi e si svolgono queste vicende della prima guerra punica che si svolgono appunto tanto in Sicilia quanto in Africa, soprattutto in Sicilia. Soprattutto direi intorno alla Sicilia, perché uno degli eventi nuovi di questo conflitto con Cartagine è il fatto che Roma deve combatterlo costruendo una flotta, una grande flotta di guerra, e gli eventi bellici fondamentali della guerra si svolgono per l'appunto sul mare, anche se c'è il tentativo dei romani di effettuare uno sbarco in Africa che però si risolve in un fallimento, in una tragedia, di qui appunto il famoso episodio di Attilio Regolo. Vorrei rimandarvi per gli eventi minuti di queste vicende belliche al manuale, alla cronologia che trovate in fondo al manuale, al libro di testo. La guerra, dicevamo, si risolve favorevolmente per Roma dopo però un lungo periodo di più che 20 anni e quindi la Sicilia viene acquisita da Roma. Quale parte della Sicilia? La parte occidentale, la parte che era soggetta a Cartagine. È importante questa acquisizione della Sicilia anche per un motivo, perché per la prima volta si determina una nuova maniera da parte di Roma di esercitare il controllo sui territori soggetti. Vale a dire che con la Sicilia non si adotta più il criterio, per esempio, delle alleanze con le varie comunità, dei cosiddetti federa, dei patti di alleanza, ma si esercita un controllo diretto che viene appunto esercitato a nome di Roma da un magistrato che ha l'imperium, in questo caso appunto un pretore, che avrà la sua sede a Lilibeo, cioè la odierna città di Marsala. Importante anche la evoluzione semantica del termine di provincia, perché provincia inizialmente, originariamente, non è altro che la sfera di attribuzioni del magistrato che abbia appunto l'imperium. A un certo punto, nel momento in cui questo imperium viene esercitato su un territorio determinato, è chiaro che si passa molto agevolmente a un'altra significazione del termine: la provincia diventa il territorio effettivo sul quale questo imperium viene appunto esercitato. La provincia non nasce immediatamente dopo la fine della conclusione, della guerra punica, un poco dopo, ma su questo appunto ci sono grosse discussioni fra gli studiosi sull'esatto momento in cui si può cominciare a parlare di un effettivo governo provinciale. Nel frattempo si sono determinate una serie di altri eventi. Subito dopo la guerra c'è stata una rivolta dei mercenari
e a seguito di questa rivolta dei mercenari la conquista della Sardegna e della Corsica. Rivolta dei mercenari naturalmente determinata dal fatto che Cartagine non ha potuto assolvere i suoi impegni finanziari nei confronti appunto di questi mercenari, è stata oltretutto punita da Roma con il pagamento di una grossa indennità per essere stata sconfitta. Quindi l'esercito punico, che è costituito diversamente da quello romano, l'esercito romano è un esercito di coscritti, invece l'esercito punico è un esercito fatto appunto di mercenari delle più varie lande del Mediterraneo, questi si ribellano e in conseguenza di questo fatto Roma interviene e si impadronisce della Sardegna e della Corsica, sfruttando il momento particolarmente sfavorevole per Cartagine. Sardegna e Corsica diventano l'altra, la seconda provincia di Roma. Negli anni tra le due guerre, voglio dire tra la prima guerra punica e, come vedremo, la guerra annibalica, si determina anche l'azione di un uomo politico di grande rilievo, di grande importanza a Roma, vale a dire Gaio Flaminio, un esponente di primo piano della elite che prima come tribuno della plebe propone una distribuzione viritana, cioè una distribuzione che non comporta la creazione di una nuova colonia, ma una distribuzione ai singoli cittadini romani beneficiari di quel territorio che è stato conquistato qualche decennio prima da Manio Curio, l'agro gallico piceno. E questo è in qualche modo importante, questo è un episodio importante perché segna l'inizio di un ciclo che poi vedremo continuerà con i Gracchi, il problema della terra, il problema della utilizzazione della terra, il problema di distribuire il terreno agli esponenti più modesti della società romana, quelli che non hanno appunto, si trovano a non avere terra. Quindi già questo determina un grosso problema all'interno dell'elite romana e un grosso conflitto all'interno nella politica romana, ma poi è anche importante Flaminio perché è uno dei protagonisti di questo riuscito tentativo di bloccare i Galli, i Celti, che proprio a partire dal 225 avanti Cristo minacciano in maniera molto seria Roma con i suoi alleati. Noi ne abbiamo tra l'altro una testimonianza di grandissimo rilievo in un celeberrimo passo di Polibio, nel quale Polibio appunto mette in rilievo la entità delle forze militari che Roma con i suoi alleati è in grado di mettere in campo. Quindi Gaio Flaminio è, dicevamo, uno dei protagonisti di questa lotta che ha successo contro i Galli, tra l'altro costruttore di una strada, della via Flaminia, quella che porta per l'appunto da Roma ad Ariminum e che rappresenta una direttrice di espansione anche per il futuro. E in conseguenza di queste lotte cominciano a essere fondate delle comunità di cittadini, colonie latine romane nella pianura padana, quindi il primo momento della espansione di Roma al di là dell'Appennino. Gaio Flaminio è anche ricordato nella nostra documentazione per il fatto di essere stato l'unico senatore, dice Livio, ad appoggiare la Lex Claudia, ecco, il plebiscito Claudio. Leggiamo un attimo il passo di Livio che ce ne parla. Dice appunto Livio: Gaio Flaminio era anche inviso ai senatori a causa di una nuova legge che aveva fatto votare Quinto Claudio, tribuno della plebe, contro il Senato, ed essendone unico sostenitore fra i senatori Flaminio, una legge che vietava a un senatore o a un figlio di senatore di possedere una nave capace di portare più di 300 anfore. Questa quantità veniva ritenuta sufficiente per il trasporto delle derrate dei propri campi, essendo ritenuto indecoroso per un senatore ogni tipo di attività commerciale.
Ecco, partiamo da questa ultima frase, essendo ritenuto indecoroso per un senatore ogni tipo di attività commerciale. E qui certamente c'è la giustificazione della misura, una giustificazione in chiave moralistica. Dobbiamo sempre tenere presente che dietro c'è una ideologia sostanzialmente come dire, negativa nei confronti di ogni tipo di attività che si svolga per guadagno. Il nobile romano è tendenzialmente un rentier, uno che deriva la possibilità di vivere dai guadagni che ricava dalle sue proprietà. Ecco, non per caso, dunque, l'unica attività che viene considerata degna in sostanza dell'uomo libero è l'attività che si svolge nell'agricoltura. Quindi c'è certamente un pregiudizio, come dire, anticommerciale. È chiaro che poi naturalmente il divieto avrebbe avuto il valore che avrebbe potuto avere, vale a dire che gli stessi senatori potevano benissimo esercitare il commercio marittimo per interposta persona, vale a dire affidando l'intrapresa a un proprio schiavo, per esempio, o a un proprio liberto. Quindi certo c'è da tenere conto dell'aspetto moralistico della questione, c'è da tenere conto delle possibilità ovvia di superare il divieto, ma è comunque importante che si pensasse a un certo punto a un provvedimento che o impedisse ai senatori di esercitare in prima persona il commercio o impedisse, questa è anche un'altra possibilità che è stata riconosciuta possibile dalla ricerca moderna, un'altra interpretazione è stata ritenuta possibile della misura, impedisse ai commercianti di entrare in Senato. Certo è che qui noi vediamo per la prima volta determinarsi appunto una divisione all'interno della elite romana tra gruppi sociologicamente anche contrapposti in qualche modo, i commercianti e da una parte e i proprietari terrieri dall'altra. Volevo tornare un attimo su quello che viene detto a proposito del limite. Una nave capace di portare, dunque si vieta a un senatore, a un figlio di senatore, di possedere una nave capace di portare più di 300 anfore, che è la quantità sufficiente per il trasporto delle derrate dei propri campi. Ecco, qui c'è un altro aspetto importante dell'ideologia romana da tenere presente, vale a dire è consentito il trasporto per tutti quei beni che devono, come dire, essere consumati all'interno della casa, della famiglia. Quindi c'è evidentemente si dà il permesso ai senatori di esercitare il trasporto marittimo, purché però tutto questo non si configuri come attività commerciale. Quindi dietro c'è che cosa? Uno sviluppo di cui parleremo tra un momento, che è lo sviluppo del mercato, delle relazioni mercantili, delle relazioni monetarie, che comincia a essere particolarmente evidente già qui in questo scorcio del terzo secolo. Il Trattato dell'Ebro è lo scoppio della Seconda Guerra Punica. Roma, dopo appunto la conclusione della guerra con Cartagine, stabilisce una nuova suddivisione di sfere di influenza nella penisola iberica, e a segnare il confine tra queste due sfere di influenza è appunto il fiume Ebro. Una città che sta nell'ambito, nella sfera di influenza di Cartagine, a un certo punto viene attaccata dai cartaginesi e allora si rivolge per aiuto ai romani. I romani, a termini sulla base di quello che è il trattato, non sarebbero dovuti intervenire, tant'è vero che si pone questo problema e ci sono discussioni, ma alla fine vince il partito di coloro che vogliono davvero affrontare questo nuovo conflitto con Cartagine. La guerra annibalica e le sue conseguenze. Appunto il guaio è che il comandante delle truppe puniche, delle truppe cartaginesi, è il grande Annibale. Annibale muove molto rapidamente dalla Spagna, evitando di farsi fermare. I romani volevano fermarlo appunto già prima che attraversasse molto rapidamente la Spagna
settentrionale, la Francia, la Gallia meridionale, volevano fermare prima che entrasse in Italia. Invece Annibale fa più presto di loro, passa rapidamente i Pirenei, passa le Alpi, naturalmente è un passaggio drammatico, per esempio tutti gli elefanti che sono nel suo esercito, in conseguenza appunto di questo passaggio delle Alpi, vengono a morire, e però riesce a portare una piccola forza, non molto consistente, forza militare in Italia, sfruttando che cosa? Sfruttando il fatto che egli ritiene che, come puntualmente poi avverrà, le popolazioni soggette dell'Italia si ribelleranno a Roma, defezioneranno da Roma. La guerra annibalica si svolge in Italia, in Spagna e in Africa, anche in Africa come vedremo, ma si svolge sostanzialmente in Italia, o meglio, le conseguenze più rilevanti del conflitto si vedranno per l'appunto in Italia. E vediamo molto rapidamente i vari teatri del conflitto. In questa cartina vedete il territorio di Cartagine, appunto tra le due guerre, i possedimenti spagnoli di Cartagine, qui la marcia di Annibale verso l'Italia e le battaglie più rilevanti che Annibale vince all'inizio della guerra, già nella pianura padana, al Ticino, poi al Trasimeno, dove cade appunto Gaio Flaminio. E dopo la battaglia del Trasimeno si determina davvero una situazione molto difficile e Roma pensa di affidare le sorti del conflitto a un personaggio eminente della nobilitas, vale a dire a Fabio Massimo, che adotterà una tattica che è quella appunto di non affrontare in campo aperto, di evitare di affrontare in campo aperto l'esercito di Annibale, dunque di qui il soprannome di Conquistador, di temporeggiatore. Ma a questo punto, a un certo punto, questa tattica viene considerata come no, appunto non risolutiva, vince il partito di coloro che vogliono uno scontro aperto con Annibale, ma ahimè lo scontro aperto con Annibale si risolve nel disastro di Canne. Ecco, il disastro di Canne ha conseguenze molto, molto importanti. Intanto bisogna dire che a Canne vengono a morire decine di migliaia di romani e di loro alleati in battaglia, quindi si tratta di un evento bellico di proporzioni notevolissime, di importanza notevolissima per questo aspetto. Ma poi soprattutto ciò che accade è che in conseguenza di Canne si ha una defezione generalizzata delle comunità legate a Roma da patti di alleanza e addirittura di comunità romane. Defezionano tra le altre persino Siracusa e Capua, e persino Capua, e Roma davvero corre il rischio di vedere terminare la sua parabola in questi anni, perché Annibale si spinge sin quasi alle porte di Roma. E tuttavia, con enormi sforzi su cui le nostre fonti naturalmente ci dicono molto e ci danno anche per esempio delle indicazioni quantitative delle forze in campo, e con enormi sforzi Roma riesce a risalire la china e dopo alcuni anni a risolvere il problema di Cartagine, portando la guerra in Africa e chiudendola con la grande vittoria di Publio Cornelio Scipione a Zama, appunto contro Annibale, una vittoria ottenuta adottando una tattica non molto diversa da quella che aveva adottato appunto Annibale a Canne. Le conseguenze del conflitto sono di rilievo. Innanzitutto vorrei soffermarmi su una conseguenza importante. Vedete, qui c'è una illustrazione del denarius. Che cos'è il denarius? È la moneta d'argento, vedete questo è il segno di valore 10, che vale appunto 10 unità. Ecco la significazione di denarius, 10 assi, e l'asse è appunto l'unità monetaria di base. Che cosa accade durante la guerra annibalica? Il primo sistema monetario romano, che si basava su un asse addirittura di una libra,
viene a mano modificarsi, perché per le esigenze finanziarie connesse con la guerra stessa Roma è costretta ad attuare una svalutazione della sua moneta, una svalutazione che è effettuata come? Diminuendo progressivamente il peso della moneta, sino a quando le cose non possono più andare avanti, nel senso che la moneta, l'asse è diventato molto molto leggero rispetto a quello che era inizialmente, e Roma crea, proprio negli anni centrali della guerra annibalica, crea questo nuovo sistema monetario basato appunto su una moneta d'argento di poco più di 4 grammi e che è suddivisa in 10 monete di rame di poco più di 50 grammi l'una, un nuovo sistema monetario che con molte variazioni però durerà la bellezza di più di 5 secoli. Quindi è da questo punto di vista un evento davvero epocale. La prima guerra macedonica, ecco, negli anni più difficili della guerra annibalica, vale a dire subito dopo Carne, Roma deve affrontare un altro fronte di guerra, deve impegnarsi in un altro fronte di guerra, dal momento che il re Filippo V di Macedonia si è appunto alleato con i cartaginesi. Gli eventi bellici non si concludono in una maniera decisa, e Roma peraltro impegna poche forze nella penisola balcanica, per cui la situazione sostanzialmente rimane allo statu quo. E poi i rapporti invece peggioreranno nuovamente in epoca successiva, ma lo vedremo tra un momento. La desolazione dell'Italia e l'eredità di Annibale. La desolazione dell'Italia è naturalmente in conseguenza di questa guerra che si è combattuta sul suolo italico per molti anni, per quasi un ventennio. L'eredità di Annibale è il titolo di un famoso libro di un celebre storico e filosofo inglese, Arnold Toynbee, uscito negli anni 60 del Novecento. Il libro è un libro molto, molto ampio, molto esaustivo, e sostiene una tesi che ha avuto grande discussione, ha suscitato grandi discussioni negli anni successivi. Una tesi che a noi potrebbe persino sembrare in qualche modo paradossale, vale a dire che secondo Toynbee la condizione di sottosviluppo secolare dell'Italia meridionale, dell'Italia centro-meridionale, sarebbe in qualche modo il retaggio degli eventi della stessa guerra annibalica e di ciò che poi in conseguenza della guerra annibalica sarebbe avvenuto. Certo, in questa forma la tesi di Toynbee appare davvero estrema. Ci sono stati dopo la guerra annibalica tanti momenti di rottura, di frattura nella continuità storica che hanno riguardato l'Italia centro-meridionale, però è certamente vero che gli effetti della guerra annibalica sono stati molto consistenti, forse più consistenti di qualunque altro evento bellico della storia di Roma antica nell'Italia. Direi gli effetti non tanto, non soltanto della guerra guerreggiata, che pure ci sono stati consistenti, ma piuttosto quelli che sono stati determinati dalla punizione che Roma ha ritenuto di dovere irrogare alle comunità che avevano defezionato in conseguenza dell'arrivo di Annibale in Italia. Roma ha sottratto buona parte del loro territorio, che è diventato Ager Publicus Populi Romani, e in questo senso si sono determinati tutta una serie di effetti, di trasformazioni dell'economia che avremo occasione di vedere appunto tra un momento. Un altro effetto naturalmente della guerra, della conclusione felice, vittoriosa della guerra, è stato il fatto che Roma intanto ha acquisito il controllo della parte della Sicilia che ancora non era sua, vale a dire la parte orientale, ponendo fine al regno di Siracusa, ma poi ha costituito due nuove province in Spagna che sostanzialmente erano appunto la Spagna Citeriore e la Spagna Ulteriore, e la Spagna Ulteriore era sostanzialmente il territorio sul quale si era esercitato dapprima il controllo da parte di Cartagine.
il secondo secolo sarà occupato da tutta una serie di vicende belliche che riguarderanno appunto le popolazioni indigene della Spagna, conflitti molto consistenti e durevoli, e difatti il controllo dell'intera penisola iberica da parte di Roma non avverrà che molto più tardi, addirittura in epoca augustea. Ma a questo punto, ecco, importante il fatto che il nucleo delle province, che era appunto formato dalle tre isole del Mediterraneo, adesso si vada ad allargare. E passiamo all'argomento successivo, le guerre in Oriente. Ecco, dobbiamo dire che in conseguenza della guerra annibalica Roma diventa una grande potenza anche a confronto dei regni ellenistici in conflitto tra di loro. Non solo diventa una grande potenza, ma assume un ruolo di rilievo anche nelle vicende diplomatiche, oltre che belliche, dell'Oriente. E viene inevitabilmente coinvolta in una serie di guerre che la porteranno alla fine a essere la dominatrice del Mediterraneo e incrementeranno in misura consistentissima le ricchezze che arrivano appunto a Roma da queste nuove conquiste. Dunque, il primo evento di rilievo è la seconda guerra macedonica, combattuta di nuovo contro Filippo di Macedonia e conclusasi con una vittoria piena di Roma a Cinocefalo, alla quale fa seguito un evento, anche questo di un qualche rilievo, di una qualche importanza per il futuro, la dichiarazione di libertà delle poleis greche. Roma arriva in sostanza nella penisola balcanica e si presenta come la potenza che elimina la soggezione delle città greche alla Macedonia. Questa è una dichiarazione importante e indicativa anche, come dire, di una politica che Roma sta seguendo, perlomeno i circoli più filellenici della sua elite, vale a dire la politica di non procedere a delle annessioni, non procedere a una conquista diretta. Ecco, e questa è l'espressione più eclatante di questa politica, addirittura dichiarare dopo tanto tempo la libertà delle poleis greche. Il secondo impegno bellico consistente è quello contro Antioco di Siria, il quale ha ricostituito questo stato seleucidico dal Mediterraneo sino al confine con l'India e a questo punto entra in conflitto con Roma, c'è un rovesciamento delle alleanze, a questo punto la Macedonia è ora alleata dei Romani, seguono due battaglie importanti e con Magnesia appunto Roma sconfigge la Siria e qui è molto importante, impone un indennità elevatissima alla potenza che ha sconfitto. Questo è un elemento importante del quadro. Le indennità di guerra sono quelle che arricchiscono l'erario pubblico e all'arricchimento dell'erario pubblico va naturalmente ad associarsi l'arricchimento dei privati che cominciano, soprattutto innanzitutto quello derivante dai meri fatti bellici. Roma comincia a rapinare una serie di, per esempio, di opere d'arte che vengono portate a Roma, tutto questo naturalmente ha anche un effetto importante sulla evoluzione stessa dell'arte romana, ma poi porta in Italia, i comandanti e i soldati ricevono un bottino e tutto questo determina un arricchimento privato anche molto consistente. Un arricchimento consistente che spiega anche una vicenda che ha riguardato la elite romana in Scipioni e Catone, vedete, gli Scipioni e Catone. C'è in questi anni un conflitto all'interno della nobilitas tra due partiti, da una parte i filelleni, dall'altra parte i tradizionalisti, potremmo
dire così, hanno in mente due modelli molto diversi di come debba essere la società romana in questo momento di grandi conquiste, in questo momento di acquisizioni non di acquisizioni territoriali, ancora no, ma insomma di notevoli vittorie nei confronti di questi regni ellenistici, che sono a un livello di civiltà molto più elevato, sono anche molto, molto più ricchi naturalmente di quanto non potesse essere Roma. Bene, gli Scipioni, vale a dire lo stesso Cornelio Scipione l'Africano, ma soprattutto prima di tutto il suo fratello, che era stato comandante durante la guerra siriaca e aveva avuto appunto al suo fianco il fratello più anziano, sono coinvolti in una serie di accuse di corruzione, e sono accusati di avere avuto addirittura delle collusioni con lo stesso re Antioco, ed è un periodo molto difficile, in conseguenza del quale poi alla fine lo stesso Scipione si ritira, l'Africano si ritira dalla vita pubblica, si ritira in questa sua villa campana all'Iternum, dove poi appunto finirà i suoi giorni. La terza guerra macedonica è Pidna. Ecco, tralascio di parlare delle minute vicende belliche. Naturalmente Pidna è un evento bellico di primaria importanza e con effetti notevolissimi. L'esito della guerra è la dissoluzione dello stesso regno di Perseo, figlio di Filippo, del regno di Macedonia, la sua suddivisione in quattro diverse repubbliche, nominalmente indipendenti ma di fatto sotto il controllo di Roma. Importante indicativo di questo controllo, per esempio, il fatto che vengono chiuse le miniere di oro e di argento in Macedonia, anche per non favorire, questo ci dice la nostra documentazione, per non favorire un particolare gruppo all'interno della società romana, quello dei pubblicani, gli appaltatori, i quali traevano grandi vantaggi e soprattutto sfruttavano in maniera molto consistente le risorse della regione. Tuttavia questa chiusura dura poco, le miniere vengono immediatamente riaperte. Tutto questo ha un importante impatto sulla storia della monetazione romana, perché a partire dalla riapertura delle miniere comincia a esserci un incredibile sviluppo della moneta romana, come vedremo appunto tra un momento. Un altro effetto di rilievo della conclusione vittoriosa della terza guerra macedonica di Pidna è il fatto che a questo punto Roma, ha detto uno storico moderno, comincia a esportare la sua fiscalità. Che cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che i romani non pagano più il tributum ex censu, non pagano più le tasse. Non pagano più le tasse perché non c'è più bisogno di riscuoterle da loro, bastano i proventi appunto delle indennità e poi vedremo dei tributi che pagano le comunità soggette in provincia. Questa situazione tuttavia è destinata a non durare e dopo un ventennio si determina la conclusione definitiva di questo periodo nel quale appunto Roma non ha proceduto a delle annessioni. C'è la distruzione pressoché contemporanea di Cartagine e di Corinto, della stessa Corinto, la stessa città greca di Corinto. Cartagine viene rasa al suolo, i pretesti per intervenire sono in realtà appunto dei pretesti, però a questo punto persino un Catone, che sinora si era opposto a atteggiamenti eccessivamente punitivi nei confronti di Cartagine, ha cambiato idea e si fa fautore di questa soluzione drastica del problema di Cartagine. Cartagine viene rasa al suolo, il suolo di Cartagine viene consacrato agli dei, che significa che non dovrà essere più abitato. E in conseguenza di una guerra che è scoppiata in Macedonia e che poi ha coinvolto anche le città greche, Roma interviene anche pesantemente in Grecia e addirittura si ha la distruzione di Corinto, e a questo punto vengono create le due nuove province della Macedonia, che non comprende però
una buona parte delle poleis greche che rimangono nominalmente indipendenti e la nuova provincia di Africa. Volevo affrontare adesso con voi il tema dell'afflusso di ricchezza e le trasformazioni dell'economia italica. Uno degli effetti più importanti delle conquiste orientali è la trasformazione dell'economia italica, in conseguenza direi prima di tutto dell'arrivo massiccio degli schiavi. Ci sono state schiavizzazioni in massa, molti dei prigionieri presi già durante le guerre puniche, per esempio nelle comunità siciliane, sono stati trasformati in schiavi, venduti come schiavi e così poi anche in seguito. E questo enorme afflusso di personale servile determina la creazione di quella che viene definita la villa schiavistica. Che cos'è la villa schiavistica? È una fattoria di medie proporzioni che a questo punto non produce più come le unità produttive precedenti, sostanzialmente per l'autoconsumo degli stessi agricoltori, ma produce invece per il mercato, per una vendita sul mercato di alcuni determinati prodotti, alcune determinate derrate, soprattutto l'olio e il vino. Quali sono i mercati? Prima di tutto Roma, ovviamente, le città dell'Italia che vanno crescendo, ma anche le comunità fuori di Italia. L'organizzazione del lavoro in queste unità produttive è estremamente razionale e direi estremamente razionale perché risolve uno dei problemi che presenta l'agricoltura mediterranea, vale a dire il fatto che non in tutti i periodi dell'anno è necessario la medesima quantità di lavoro. Allora è chiaro che queste unità produttive hanno una forza lavoro fissa costituita dagli schiavi, si tratta di schiavi accasermati, senza famiglia, quindi che devono svolgere i compiti più gravosi, magari sono addirittura alcuni di questi, per alcune determinate mansioni possono essere addirittura in ceppi, possono essere addirittura legati, e poi invece il lavoro supplementare viene svolto dai liberi delle campagne circostanti che vengono appunto nei momenti di picco dell'attività agricola. Un altro importante sviluppo che si determina è quello dell'allevamento transumante. La transumanza è fenomeno antichissimo dell'Italia, la transumanza tra gli Appennini e le zone costiere, per esempio della Puglia o dello stesso Lazio. Ma in questo momento, in questo torno di tempo, si trasforma in qualche cosa di molto più ampio, di molto più complesso. Si è parlato addirittura di una trasformazione in senso quasi industrializzato della transumanza. I prodotti della transumanza sono ovviamente in primis, oltre che certamente il latte, i formaggi, ma soprattutto la lana. E quindi non è casuale che poi delle manifatture di filati e di tessuti di lana poi sorgano nei pressi dei punti di arrivo delle stesse vie della transumanza. E qui vediamo un rilievo con scena pastorale da Sulmona molto interessante e poi ecco l'immagine di quello che era un tratturo antico, una via della transumanza nei pressi della città di Sepinum. L'economia della selva, ecco, questo è un ulteriore sviluppo che riguarda le regioni, le estreme regioni meridionali della penisola, la zona per esempio della Sila, dove si determina anche un'utilizzazione economica consistente delle foreste ai fini della fabbricazione della pece. Un ulteriore sviluppo importante di questo afflusso di ricchezza è la crescita delle città, lo sviluppo e la crescita delle città che cominciano a dotarsi di grandi monumenti. Io mi riferisco naturalmente a uno sviluppo che riguarda tanto il secondo quanto poi anche il primo secolo avanti Cristo. Qui vedete Preneste, il santuario della fortuna primigenia, numerose città
dicevano in questo torno di tempo, numerosissime città dell'Italia dicevano in questo torno di tempo delle, appunto, delle strutture monumentali. Quindi si associa l'arrivo delle ricchezze, si associa all'influsso potente che hanno naturalmente le mode culturali che vengono dalla Grecia. La crescita delle città significa anche la crescita dei mercati cittadini, quindi un'ulteriore spinta verso la trasformazione dell'economia in senso sempre più mercantile e commerciale. Un importante effetto anche di questi sviluppi è il fatto che cominciano a essere presenti e attivi nelle regioni orientali dei commercianti romani e italici. E qui vediamo un esempio un po' successivo di un gruppo di italici e greci che dedicano un magistrato romano questa iscrizione, e questi sono attivi nel porto franco di Delo, costituito dai romani appunto subito dopo Pidna. Questi sviluppi sono molto importanti anche per l'epoca successiva. Naturalmente tutto questo ha un grosso impatto, l'arrivo delle ricchezze, lo dicevamo prima, un grosso impatto sulla monetazione, sulla spesa pubblica, che aumentano vistosamente proprio in questi decenni centrali del secondo secolo. Parleremo la prossima volta più diffusamente del problema dell'imperialismo romano, che era l'ultimo tema della nostra conversazione di oggi, e prima di chiudere desidero ancora una volta ricordarvi che per maggiori approfondimenti potete consultare il sito internet di Nettuno.